sono qui, guarda. Io vedo di voi. Io vedo di voi. Se sono un po' più vicino, vedo. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa inaugurazione della sede rinnovata del quartiere Reda, circoscrizione Reda. E naturalmente le opere le vedete tutti, sono queste qui fuori, opere che comunque ci saranno illustrate nel corso di questa breve presentazione. Intanto qui vicino a me l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Firenze, Claudio Ronchini, a cui do la parola per una introduzione della presentazione. Buongiorno a tutti, per me è sempre un bel momento venire a Reda, perché vengo generalmente quando ci sono delle cose da rinnovare. Mi capitava come assessore allo sport e sono veramente stato molto contento di inaugurare a suo tempo gli spogliatoi, poi dopo successivamente la tribuna, e oggi ci troviamo qui a inaugurare questa, diciamo, rimessa a nuovo della parte esterna del fabbricato del centro di quartiere. Quindi l'intervento è partito tutto dall'esigenza di abbattere le barriere architettoniche, e è stato fatto questo scivolo, questo accesso, diciamo così, protetto e accessibile a tutti. Nello stesso tempo però, nell'occasione, proprio anche stimolati dall'interesse dell'impresa Rava e anche dal quartiere e da quell'interesse per le cose proprie che generalmente si trova qui a Reda, parlando o con le associazioni, prima parlavo le associazioni sportive, o con le imprese o con i singoli cittadini, ci ha spinto a fare qualcosa di più. Quindi non si sono eliminate solo le barriere architettoniche, ma si è fatto un intervento, secondo me, molto apprezzabile dal punto di vista estetico. Direi che è stata usata la pietra di Luserna, che è quella che usiamo nelle pavimentazioni che stiamo facendo nel centro storico di Faenza. È stata fatta una bella cancellata, riprendendo anche le tecniche di realizzazione che venivano usate nel momento in cui è stato fatto il fabbricato a suo tempo, tant'è che mi sembra che le inseriate siano originali, sono imbollettate anche queste qui. Quindi il disegno anche che è lì sulla porta, il disegno che è sul cancello. Quindi sono stati curati i particolari e da un piccolo intervento è venuto fuori una bella cosa che ha valorizzato tutto un fabbricato che è di proprietà comunale. Quindi non solo un miglior servizio per i cittadini di Reda, ma anche una valorizzazione del patrimonio comunale. Va ringraziato ovviamente l'impresa Rava che si è prestata a fare questi lavori, sicuramente al di là di quello che era l'impegno che aveva come sconto di oneri rispetto a quello che doveva in parte al comune, e quindi come solitamente fa, e grazie a questo impegno e a questa attenzione si è arrivato a questo risultato. Secondo me veramente un bel risultato che senz'altro non si fermerà qui. Penso che vedendo questo verrà senz'altro in mente ai cittadini di Reda, in primo luogo al presidente di quartiere, di intervenire anche nell'interno. Sarà una cosa che faremo successivamente. Poi abbiamo la piazza su cui stiamo lavorando, quindi Reda non si ferma. Bene, grazie all'assessore Ronchini. Presente anche l'ingegnere capo del comune Luigi Cipriani, se vuole aggiungere qualcosa dal punto di vista tecnico su questo intervento. L'intervento come operazione è un'operazione di scomputo di oneri, nel senso che l'impresa Rava aveva un intervento difficile da fare, non mi ricordo neanche bene da che parte, ma qua a Reda, in cui invece di pagare direttamente gli oneri al comune, che comunque il quartiere aveva l'esigenza di mettere a norma per i disabili legato. È un processo, quello di messa a norma dei fabbricati, che è lungo, perché i fabbricati del comune sono tanti, quindi il quartiere è importante, come se comunale che sia
mi è venuta l'idea, insieme al dottor Territorio, di portare un sistema di questo tipo, che ha portato al costo leggermente inferiore ai 30.000 euro. Con questa operazione si è poi deciso anche di mettere a posto un po' anche l'ingresso e la facciata, dove c'era una vecchia rete metallica che andava sostituita, quindi per dare quindi un decoro e fare un lavoro praticamente finito. Come diceva l'assessore, abbiamo altre cose da fare a Reda, la prossima sarà la pittura di Reda, che a maggio dovremo cominciare il quartiere a collegare la piazza con la scuola, e quindi aggiungevo questa cosa che non ricordavo. Antonello Prati, presidente del quartiere, ne hai fatto un piccolo quirinale, come dicevamo prima, aggiungendo queste bandiere. Soddisfatto? Sì, sono soddisfatto, innanzitutto per dire, come diceva prima sia l'assessore che l'ingegnere capo, per l'abbinamento tra comune e circoscrizione per arrivare al dunque dei lavori. Io partirei innanzitutto dalla richiesta che abbiamo fatto noi come circoscrizione per fare questo miglioramento, cioè l'abbattimento delle barriere architettoniche. Noi qui nella sala di circoscrizione, oltre alla sala di circoscrizione, c'è l'ufficio circoscrizionale, il centro sociale, la biblioteca, e quindi è usato soprattutto anche dagli anziani come centro sociale. E avevamo all'ingresso quattro scalini che erano molto pericolosi, quattro scalini all'ingresso e uno scalino qui all'entrata. La nostra richiesta è partita soprattutto da questo, cioè togliere questi scalini. E poi c'era anche il discorso, essendo un luogo pubblico, quando facevamo ad esempio serate a tipo, mettevamo anche qualche serata con handicap, proprio del genere, figuracce di dover prendere sulla carrozzina per portarla dentro. L'abbiamo fatto alcune volte, ma mi ero un po' stancato, quindi la richiesta è nata da questo. Poi dopo l'ampliamento, effettivamente avevamo un muretto esterno che ogni 2-3 anni veniva giù il calcinaccio e il colore, e intanto che si è intervenuti anche su questo. E questo ne sono grati anche al Comune, perché almeno la parte anteriore, la parte fuori della circoscrizione, è stata fatta tutta. Ecco. Quindi la nostra richiesta è stata ottenuta, perché effettivamente ce n'era bisogno, cioè non è stato un nostro grillo migliorare l'accesso, è perché effettivamente ce n'era bisogno. Poi dopo, come ho detto prima, biblioteche, centro sociale, circoscrizione, sala riunioni, effettivamente questo è un posto dove di gente ne calca questo sentiero, quindi sono soddisfatto. Poi ecco, le varie cose come le bandiere, non è che vogliamo fare un municipio, semplicemente abbiamo reso così più bello anche questa sede circoscrizionale. Grazie. Allora, Franco Rava, poi è l'autore principale, immagino, della... Io diciamo sono colui che espone per il punto di Aurora quello che è stato fatto. Beh, io vorrei innanzitutto così ringraziare il Comune di Faenza, perché ha consentito in questi anni a Reda di migliorare le proprie infrastrutture con questa scelta di mettere a disposizione gli oneri di urbanizzazione per opere realizzate sul posto. Quindi ringrazio il Comune, che c'è Ronchini come rappresentante, ma anche la Giunta nel suo insieme, perché non è automatica questa scelta, quindi il Comune l'ha fatta, quella di mettere le cifre che vengono generate dalle costruzioni a Reda proprio a disposizione degli abitanti di Reda. Noi abbiamo fatto un piccolo riepilogo nella nostra cartella, abbiamo contato circa 12 fabbricati fatti con questa, che hanno diciamo, generato questa formula, su un totale di circa 130.000 euro che in questi anni il Comune ha consentito di tenere a Reda per la realizzazione di infrastrutture. La più importante è stata sicuramente quella qualche anno fa del completamento del parcheggio antistante alla chiesa, con la realizzazione del verde e della pista ciclabile. Però diciamo, questa come importanza sociale la equivale, perché come diceva Antonello prima, consentire l'accesso in questa maniera così facilitata agli anziani e chi è disabile al quartiere è sicuramente una cosa che rende dignità a tutta Reda. Quindi ancora una volta insomma, invito Antonello a vigilare, ma sicuramente con queste persone, con questa giunta, il Comune continuerà su questa scelta. L'importanza per Reda di avere questa formula, di poter usufruire di questa formula, è sicuramente vitale e rende
diciamo, lo sviluppo residenziale lo fa accompagnare a uno sviluppo delle infrastrutture come sempre necessario. Io, tra l'altro, Coronchini, come diceva lui prima, quando era assessore allo sport, ci ha consentito di ampliare in maniera molto efficiente gli spogliatoi e anche per tutta l'infrastruttura dei campi sportivi di Reda. Oggi è qui come assessore ai lavori pubblici e, come ha detto prima, ci darà una mano per far sì che le prossime costruzioni possano portare a miglioramenti tipo la ristrutturazione della piazza di Reda o quello che comunque il quartiere deciderà.